Confermo a Dondoni Toni Renis, insieme a Gianna Nannini e Galli sarà uno degli ospiti musicali della serata, in sostanza a Toni Renis che è uno degli autori italiani più famosi nel mondo, tributeremo un omaggio non dire cosa. Sorridente. Bravo. Prisco sulle 24 ore, poi Maron Giudiscri. Salve, il monologo di Benigni di ieri è stato molto ambizioso, diciamo, per la televisione generalista. Indubbiamente era il Cantico dei Cantici, quindi un classico della letteratura mondiale, però diciamo che l'interpretazione senza censura, rapportata ai parametri, diciamo così, della televisione generalista è apparsa un po' forte. Volevo sapere qual era stata la percezione dei vertici Rai, dei passaggi, diciamo, un po' più scabrosi, tra virgolette, del monologo. Inevitabilmente è un tema che diciamo mi è scattato durante l'ascolto e devo dire che non ho rintracciato nessuna morbosità. Come voi sapete, Benigni non soltanto nella sua capacità narrativa, ma anche nella sua capacità analitica, è davvero un fuoriclasse. Potremmo stare qui a ragionare se ha fatto un'ermeneutica genitale del Cantico dei Cantici, potremmo stare qui a ragionare se la genitalità risponde, come dire, a una trasgressione non rispettosa, no, non c'entra tutto questo. Il suo inno all'amore partiva da una filologia molto molto interessante sul quale lui lavora da tanto tempo e che ha avuto la capacità di portare su quel palco con una davvero interpretazione molto nuova. Non ho rintracciato davvero alcun passaggio, soprattutto non autentico. E io credo che nella veicolazione di contenuti l'onestà sia sempre premiata, sia intelligente, e quindi credo che lui ci abbia consegnato davvero una versione del Cantico dei Cantici ancora più nuova, ma ancora più entusiasta. Poi potremmo separatamente, perché se no entriamo in tensioni filosofici che insomma poco spero abbiano a che fare con questa settimana pop, però il Cantico dei Cantici è stato riletto da tantissimi nomi come davvero la condensazione dell'amore tra un uomo e una donna. Benigni ha traslato questa possibilità amorosa parlando anche di rapporti omosessuali tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna. Cioè, credo davvero che nella sua opera d'ingegno non è assolutamente rintracciabile nessuna irriverenza, ma anzi un grande rispetto. Quindi voi sapete, questo Cantico dei Cantici racconta di questa sposa che arriva dal Libano, vieni mia sposa, eccetera. Lui l'ha solennizzata con una drammaturgia davvero straordinaria, quindi complimenti da parte mia e di Rai Uno a Roberto Benigni.